No, vacanza quest'anno veramente pochissimo, chiuderemo solo i 4 giorni, perché per noi l'attività deve essere aperta e dobbiamo lavorare. Noi lavoriamo qualcosina nel mese di agosto, soprattutto perché tanti clienti tornano magari dalle ferie, dalle vacanze, quindi noi siamo aperti. Addio agosto, mese delle ferie per eccellenza. Sono circa 200 le attività, peraltro in aumento, che a Padova hanno deciso di non chiudere per le vacanze, aderendo all'iniziativa estiva di Happe, che apre in agosto. Un'apertura durante il mese di agosto che da un lato serve a garantire accoglienza ai clienti e ai consumatori e dall'altro lato anche cercare di recuperare un po' di fatturato, imprese che così, diciamo, riescono anche a garantire la loro sopravvivenza. Sui bilanci di bar, ristoranti, caffetterie e pasticcerie pesano ancora gli anni della pandemia con le chiusure forzate, il maltempo che sta imperversando e i mutui da pagare. Difficoltà dovute anche al calo di consumi, difficoltà dovute al costante aumento dei tassi di interesse per le esposizioni bancarie che si sono contratte durante il Covid e difficoltà dovute anche nel reperire manodopera professionalizzata. Agosto in città anche per molti padovani che non vanno in vacanza o le hanno già fatte, e anche per loro ad incidere su mete e numero di giorni pesa la situazione economica e per alcuni anche il maltempo che imperversa. Che le vacanze le ho fatte, purtroppo, e sono stata una settimana in Sardegna. Quando facevo gli altri anni facevo anche 2 settimane, però purtroppo i prezzi sono aumentati e i guadagni si sono ridotti. Da qualche Sono appena parte. tornato dalla montagna. Quanto ha fatto? 5 giorni. Magari più avanti, ma ora come ora è talmente così balordo il tempo che non mi ispira, hai capito? Però qualcosa ho già fatto. Io rimango a casa. Niente ferie. Oltre ai padovani che rimangono in città ad animare le piazze, sono i tanti, tantissimi turisti che tra monumenti, pause aperitivo e pranzi ai tavoli dei ristoranti quest'estate potranno godere anche ad agosto dell'apertura dei musei. Ce ne sono turisti, quindi ne vale la pena stare aperti e lavorare.